Ecco, quello sono io, lo spirito guida del giardino. E come voi mi avete visto, lasciate che mostri a voi il criptoportico. La costruzione che vedete, e che va sotto il nome di criptoportico, è tagliata in tutta la sua lunghezza da una crepa. Fu la regina Maria Carolina che la volle così, per dare l'idea che antiche rovine si nascondessero nella vegetazione. Vanvitelli costruì il portico con la crepa e con il soffitto sfondato, mutilò le statue integre, sempre allo scopo di suggestionare il visitatore che d'improvviso, esattamente come accade ancora oggi, si trovava proiettato nell'atmosfera di 2000 anni fa. Qui, sull'isola. Avete visto che luna? Una dea nel cielo. Ed è sotto questa luna che ci avviamo alla fine del nostro viaggio. Il giardino. Il tempo l'ha fermato così. Ed è così che ce lo mostra ai nostri occhi e a questa luna. Una dea gigantesca che ci osserva da lassù, invidiosa di questo giardino come di tutta la terra. E ci vede trascorrere ore senza tempo, finché anche noi, sazi di vita, la osserviamo, la scrutiamo, mentre ci osserva da lassù, dalla sua favolosa alluminia sterilità. Che fascino, che grazia, che eleganza deliziosa. Come? No, ma che avete capito? Sto parlando di me, mica del giardino. Anche se, devo dire la verità, quest'ultima tappa con la quale mi congedo da voi, in quanto ad eleganza...